Più di 2000 anni fa, nell'antica Grecia, un poeta cieco conosciuto come Omero, insieme agli autori, drammaturgi e storici più famosi del loro tempo, avrebbe registrato le storie note a noi come mitologia greca. Fornivano racconti sugli eroici della terra, sugli dei potenti di Olimpo e sulle persone sfortunate da incontrarli. Ma chi era Zeus e perché ha fatto una guerra contro suo padre e ha mandato un grande diluvio per spazzare fuori l'umanità? Prima di proseguire, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Come l'umanità è stata creata da Prometheus e perché gli orrori del mondo sono stati scatenati dalla scatola di Pandora? Cosa aspettava le anime dei morti nel regno degli Hades? E come furono uccisi mostri come l'Idra, i Ciclopi e la Medusa da famosi eroi? Dai 12 lavori di Ercole alla guerra di Troia, questo è un racconto esaustivo della mitologia greca. All'inizio c'era solo caos, un grande vuoto di vuoto. Ma dal caos nacque Gaia, la terra e l'amore di Eros. Furono poi uniti da notte e giorno, che mettevano fine al regno di Erebus, oscurità, con l'eterno ciclo di crepuscolo e alba emergere. Poi apparve il Tartaro, l'oscurità più profonda, dove le anime dannate venivano mandate per la punizione eterna. Ma questi non sarebbero gli unici esseri primordiali ad emergere, perché Gaia nascerebbe un altro Urano, il cielo. I due si unirono e produrrebbero 12 figli, 6 figli e 6 figlie. Questi figli sarebbero noti come i Titani. Tra di loro c'era Oceanus, un grande fiume che circondava il mondo. Sarebbe unito a suo fratello Hyperion. Il sole avrebbe cavalcato il suo grande carro attraverso il cielo, splendendo la notte sulla terra. Ma quando il giorno divenne notte, sua figlia Salini emergeva la luna, splendendo la sua luce nell'oscurità. Ma Uranus era un padre crudele per i titani, chiudendo i suoi figli in profondità nella terra. Per sfuggire, si rivolsero alla madre Gaia, che ha creato una falce indistruttibile e l'ha donata al suo figlio più giovane e più forte, Crono. Cronus aspetterebbe pazientemente, e quando Uranus venne a sdraiare con sua madre, salterebbe fuori e tagliò i genitali di suo padre, che caddero nel mare. Da loro avrebbe generato Afrodita, la dea dell'amore e della bellezza, e la prima di una nuova generazione. Avendo sconfitto Urano con la falce, Cronus prenderà il suo posto come sovrano del mondo. Ma il suo regno non durò, poiché Cronus avrebbe avuto 3 figli e 3 figlie con sua sorella Rhea, che divennero noti come gli dei. Cronus, tuttavia, era crudele come suo padre, e informato che uno dei suoi figli lo avrebbe rovesciato, ingoiò ognuno di loro intero alla nascita. Solo uno potrebbe sfuggire a questo orribile destino, con Zeus, il più giovane dei suoi figli, salvato da sua madre, Rea. Non volendo perdere l'ultimo figlio, Rea nasconde Zeus sul monte Ida e invece dà a Cronus una roccia vestita da bambino, che lui ingerisce non sospettando nulla. Zeus viene cresciuto da Gaia sull'isola, nascosto fino a che non raggiunse l'età adulta e fu abbastanza forte da sfidare suo padre. Quando sarebbe arrivato il momento, Zeus ritornerebbe, colpendo Cronus e liberando i suoi fratelli dallo stomaco di suo padre. Con i suoi fratelli e sorelle ora al suo fianco, Zeus avrebbe combattuto per 10 anni contro i Titani, liberando dalle profondità della terra il gigante da 100 mani e il leggendario artigiano dei Ciclopi, che avrebbe forgiato Zeus un potente fulmine, Poseidone un tridente e Hades un cappello di invisibilità, cambiare la marea della guerra. Con i titani sconfitti, Zeus li imprigionerebbe in Tartaro, nel profondo della terra, dove rimarrebbero in tormento per l'eternità. Avendo portato i titani in battaglia, una punizione speciale fu riservata ad Atlante, maledetto a tenere il cielo sulle spalle per sempre. Solo pochi titani sarebbero sfuggiti alla punizione, con Temis, il titano della legge e dell'ordine, e suo figlio Prometheus, che aveva alleato con Zeus all'inizio del conflitto, fu perdonato e permesso di vivere la loro vita tra gli dei. Con il mondo libero dai titani, i 3 fratelli, Zeus, Poseidone e Ade, decisero quale regno reclamare. Zeus prese il cielo,
Poseidone il mare, e Ade l'inferno dove risiedevano gli spiriti dei morti. Riprendendo a casa sul Monte Olimpo, Zeus e i suoi compagni dei sarebbero diventati noti come i 12 olimpici, governando sia mortali che mostri. Mentre gli dei governavano la terra, Prometeo, uno dei pochi titani risparmiati, non era soddisfatto degli uomini. Vide solo bestie, creature senza cervello che erano a malapena degne di attenzione. E così Prometheus avrebbe modificato l'uomo con argilla, scolpendo la sua nuova creazione a immagine degli dei. Ma Prometheus non si accontentava della sua nuova creazione, come l'uomo abitava nelle grotte proprio come altre bestie. E così egli diede loro fuoco, una fiamma primordiale che avrebbe permesso loro di uscire dalla grotta e risorgere dalle tenebre con strumenti di moda. L'uomo sarebbe presto salito a dominare su tutte le altre creature. Ma Zeus non era felice. Voleva gratitudine dagli dei e chiese che ogni pasto includesse un sacrificio animale, ma lasciò a Prometeo decidere quale parte offrire. Ma la lealtà di Prometheus era per l'uomo e non per gli dei. Così, per dare loro un vantaggio, uccise un toro e lo divise in due parti, presentando entrambe a Zeus. Da un lato, la carne tenera e succosa nascosta sotto lo stomaco sfascinante della bestia. Dall'altra parte, si trovano le ossa nude dell'animale, nascosti da uno spesso strato di grasso delizioso. Zeus sceglieva il pacco ricoperto di grasso da offrire agli dei, ma quando spogliò lo strato superiore per scoprire che rimasero solo le ossa, si arrabbiò e decise di punire l'uomo portando via il fuoco che Prometheus aveva donato loro. Ma senza fuoco, l'uomo tornò nell'oscurità, ritirandosi nelle grotte. Volendo salvare la sua creazione, Prometheus scalò il Monte Olimpo per rubare il fuoco degli dei. Con una grande torcia in mano, tornò sulla terra, donando il fuoco alla sua creazione e permettendo alla civiltà di ricominciare. Quando Zeus vide di nuovo il fuoco sulla terra, si arrabbiò, prese Prometheus e lo legò alla fianca di una montagna. Ogni giorno Prometheus ritardava nel tormento, mentre Zeus mandò un'aquila a mangiare il suo fegato. Essendo immortale, il suo fegato ricresceva ogni notte, solo per essere di nuovo consumato il giorno dopo. Continua e continua la punizione, con la sua sofferenza continua per millenni. Ma Zeus non fu fatto e voleva punire ulteriormente l'umanità, chiedendo al suo Festo di creare un essere capace di infliggere grande sofferenza all'uomo. E così, prendendo l'argilla dalla terra, il suo Festo avrebbe modellato la prima donna. Da Afrodita ha guadagnato le sue emozioni e bellezza, e da Zeus un'insaziabile curiosità. Hermes le darebbe il dono del discorso, ma le darebbe anche il suo nome Pandora, che significa tutti i doni, come aveva ricevuto un'offerta da ciascuno degli dei. A Pandora fu poi dato un dono finale dagli dei, una scatola sigillata che le fu detto conteneva doni speciali, ma fu proibito mai aprirlo. Zeus poi ordinò a Hermes di consegnare Pandora sulla terra, dove presto sposò il titano Epimezio, fratello di Prometeo. Prometheus aveva avvertito suo fratello di non accettare nulla dagli dei, ma fu colpito dalla bellezza di Pandora e l'accettò senza pensare. Per un breve periodo vivevano felici esplorando la natura con la loro figlia Pira, che portava loro grande gioia. Ma in tutta la sua curiosità, la mente di Pandora tornerebbe sempre alla scatola. Quando i giorni si trasformarono in settimane e le settimane in mesi, la sua curiosità diventò un desiderio ardente. Finalmente non poteva più resistere a sbirciare nella scatola per vedere cosa conteneva. Ma appena lo fece, una grande nuvola riempì l'aria. Fuoriuscirono tutti i mali che Prometheus aveva tenuto lontano dall'uomo: avidità, invidia, vecchiaia e malattia, tutti sparsi nel mondo. Quando Pandora riuscì a chiudere il coperchio, c'era solo una cosa rimasta all'interno. Speranza. Doveva essere la più grande punizione di Zeus, perché con speranza gli uomini restavano attaccati alla loro vita nonostante tutte le avversità, assicurandosi di sopportare le difficoltà per il resto dei loro giorni.
E così concluse l'età d'oro dell'uomo. Un momento perfetto in cui l'umanità visse senza preoccupazione, non invecchiando mai e nutrendosi dei frutti selvatici della terra, godendo pienamente della natura. Ma con la vecchiaia fuori dalla scatola di Pandora, il loro tempo sulla terra finì. Poi venne l'età dell'argento e infine l'età del bronzo, dove l'uomo divenne arrogante, smise di adorare gli dèi e iniziò a forgiare armi per combattere tra loro. Un uomo spietato avrebbe attirato la rabbia di Zeus, spaventato dal desiderio di guerra dell'uomo, avrebbe deciso che l'umanità non meritava altro che essere cancellata dalla terra. L'unica opzione fattibile che vedeva per farlo era di scatenare una grande diluvione sul mondo, e così chiese a suo fratello Poseidone di raccogliere tutte le sue forze e colpire il suo tridente sulle profondità più profonde dell'oceano. L'onda creata fu così potente che avrebbe eclissato le montagne più alte, cadendo sulle città dell'uomo sotto. Piogge cadevano dai cieli e venti agitavano l'acqua fino a quando tutto non era consumato. Coloro che sopravvivevano sarebbero presto morti di fame fino a quando la terra non era completamente prosciugata. Ci sarebbero solo due sopravvissuti, Pira, figlia di Pandora, e Deucalion, figlio di Prometheus. Preavvisati da Prometeo, avevano costruito una nave per sopravvivere al diluvio imminente. La loro piccola barca avrebbe resistito alla devastazione della tempesta di Poseidone, alla deriva nei vasti oceani mentre piangevano per i caduti. Si sarebbero presto derivati verso il Monte Parnasso, il cui picco rimane l'unico luogo che gli oceani non avevano consumato. Credendo che il suo lavoro fosse stato fatto, Zeus avrebbe ordinato alle piogge di cessare e che le acque si ritirassero, con la terra diventando di nuovo calma. Ma sebbene la terra fosse ora ferma, era priva di tutta la vita umana. Deucalion e Pira chiederebbero agli dèi come potevano ricostruire l'umanità, con il titane che veniva mandato a rispondere alle loro preghiere per riportare indietro i loro compagni. Temis ordinò di viaggiare ognuno lungo la montagna, lanciando pietre dietro le spalle mentre andavano. Giorno dopo giorno e notte dopo notte, ognuno di loro lanciava pietre dietro di loro, con quelle lanciate dal Deucalione crescendo in uomini e quelle lanciate dal Pari in donne. E così fu che l'umanità nacque di nuovo. Con i crimini degli antenati cancellati, fu concessa una seconda opportunità per scegliere un percorso. Solo il tempo potrebbe dire se sarebbero brutali e distruttivi come quelli che li avevano preceduti. Ma questa volta l'umanità sarebbe protetta. Sul monte Parnasso, Deucalione aveva trovato un dono, uno strumento inviolabile anche dagli dèi dell'Olimpo. Qualcosa che avrebbe tenuto l'umanità al sicuro per sempre. Che emozioni ti ha suscitato questo video? Scrivilo nei commenti ed iscriviti al canale. Attiva la campanella per non perderti nessun video.